Eccomi, allora ho deciso, essendo un prodotto nuovo, di farvelo vedere così applicato sia in fase di allungamento che in bombatura, così che insomma possiamo guardarlo nello specifico. Il prodotto, come vi dicevo, è il nuovo Acryl Gel Fusion Shimmer. Ho fatto tutta la preparazione, ho applicato la formina, sono già partita insomma con la base compact, quindi vado con l'applicazione del prodotto per quanto riguarda l'allungamento. La quantità ovviamente che andremo ad inserire è quella che ci servirà per poter creare la lunghezza desiderata. E vado a stendere il prodotto in maniera sottile sulla lamina e su tutto il resto della formina in modo da creare la forma della struttura che voglio. È un prodotto che comunque si lavora in maniera molto semplice e mi permette di poter fare sia lavori da salone che lavori leggermente più lunghi. Mi manterrò su una media lunghezza. Questo è il suo colore quando lo stendiamo in maniera sottile. Brillantinato, i brillantini che sono all'interno sono dei micro glitter rosati. Stendiamo bene il prodotto in maniera che sia uniforme e lo applichiamo perfettamente nella sua forma e lo inseriamo nella lampada per 4 minuti. Ok, una volta che abbiamo realizzato il nostro allungamento, vado con un'unica pallina di prodotto, sempre lo stesso prodotto di prima, vado ad aggiungerlo nella zona cuticolare in modo da poterlo stendere da quel punto in poi verso il basso e vado a realizzare la mia bombatura. Il pennello che sto utilizzando è il pennello Merlo 1. In alternativa, ovviamente, si può utilizzare anche il pennello Cover Pro, il pennello A3 o qualsiasi pennello che è stato ideato in realtà per la stesura dell'acrilico. L'importante è che poi questo pennello sia utilizzato solo ed esclusivamente poi per l'acrigel. Stendo il prodotto sempre dall'alto verso il basso, sto attenta alla pressione che vado ad effettuare in base allo spessore che voglio ottenere. Il prodotto risulta molto coprente, colorazione bianco latte, con questi micro glitter all'interno rosati che rendono il tutto molto 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 delicato. Fatto questo, di nuovo in lampada, di nuovo per 4 minuti. Dopo la limatura, insomma, della struttura, utilizziamo il prodotto Top Cool for Dark per lucidare l'intera superficie. È importante per poter garantire la stessa coprenza, la stessa quantità, ovviamente anche di glitter, raggiungere comunque degli spessori quanto più omogenei per far sì che non abbiamo ombreggiature e non abbiamo problemi per quanto riguarda poi la tenuta e la resistenza. È tutto. Grazie per l'attenzione.